giustificata perché la continuità della presenza imprenditoriale del pubblico è fondamentale per quel che riguarda gli investimenti per gli interventi di bonifica, garantendo nel contempo l'attrattività per nuove attività produttive. La relazione osserva che appare fondamentale il ruolo del Ministero dell'Ambiente, in generale proprio del pubblico, per la destinazione di risorse economiche e la prosecuzione del lavoro di bonifica, in modo da non perdere quanto già fatto, raggiungendo invece in tempi rapidi l'obiettivo di risanare il territorio. Prendendo a spunto quanto diceva il Ministro dell'Ambiente proprio in quest'Aula, illustrando la posizione italiana a COP21 a Parigi, anzi era proprio la conclusione in cui a sua volta il Ministro richiamava l'enciclica Laudato Si, noi non dobbiamo fare questo per i nostri figli, ma dobbiamo farlo per noi stessi, perché vuol dire che lo facciamo subito. Dunque il gruppo Democrazia Solidale Centro Democratico esprime apprezzamento per il lavoro della Commissione e alla relazione documentata e condivisa da tutti i gruppi, esprime voto favorevole alla risoluzione presentata. Grazie. La ringrazio, deputato. E adesso interviene il deputato Stefano Borghesi. Prego. Grazie, Presidente. La bonifica dei siti industriali comporta un'impellente necessità di intervento, sia per l'esigenza di eliminare le fonti di inquinamento dei suoli e delle falde e garantire la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, sia per permettere la reindustrializzazione delle aree e assicurare lo sviluppo industriale del Paese, difendendo contemporaneamente l'esigenza di evitare il consumo di ulteriore suolo agricolo. Il quadrilatero del nord dell'industria chimica, formato dai poli di Venezia, Porto Marghera, Mantova, Ferrara e Ravenna, rappresenta l'eccellenza del comparto della chimica del nostro paese, che in passato, nella fase più spinta dell'industrializzazione del Novecento, ha creato benessere, occupazione, investimenti, ma ci ha anche lasciato in eredità un inquinamento ambientale consistente, che occorre risolvere nel migliore dei modi e con urgenza. La relazione della Commissione d'inchiesta Rifiuti espone le metodologie di approccio diverse adottate dal Governo e dagli enti territoriali per la gestione della bonifica dei singoli siti, con lo scopo di orientare le scelte del Governo e del Parlamento verso la risoluzione più efficace delle criticità riscontrate. Lo scarico di responsabilità tra enti pubblici coinvolti, la complessità della normativa, le accuse reciproche tra il comparto pubblico e quello privato sui tempi, sui limiti restrittivi, sulla difficoltà dei controlli, hanno spesso intralciato le operazioni di bonifica e i procedimenti amministrativi per sfociare in interminabili procedimenti giudiziari che hanno bloccato le attività. Soprattutto la carenza delle risorse è stato il maggiore ostacolo alla conclusione delle attività di bonifica fino a oggi. Infatti, si è visto che laddove nei siti permane l'interesse privato per la prosecuzione delle attività industriali, con l'impegno anche finanziario dei privati, le attività di bonifica procedono con risultati positivi, mentre si bloccano nel caso contrario a causa della carenza di risorse pubbliche. I due esempi di bonifica dei siti di Ferrara e Ravenna, che non sono siti di importanza nazionale e rientrano nell'esclusiva competenza regionale e locale, hanno dimostrato l'importanza di organizzare un'interlocuzione efficace tra le industrie private attive nel sito e l'amministrazione pubblica, attraverso accordi di programma efficaci, e hanno comprovato la grande importanza che può avere il dialogo costruttivo tra le parti e la riduzione del numero e della distanza dal territorio degli interlocutori pubblici. A ciò si aggiunge l'imprescindibile necessità della permanenza delle attività industriali nei siti e della prospettiva del riuso delle aree per attività produttive. Al contrario, le attività di bonifica del SIN di Venezia Porto Marghera hanno fatto emergere tutte le carenze e distorsioni del sistema burocratico amministrativo centralizzato, con sperpero di risorse pubbliche, irregolarità nell'assegnazione degli appalti e cattiva organizzazione degli investimenti. Certo, si tratta di una realtà molto, molto diversa da quella dei due siti di Ferrara e Ravenna, per l'estensione dell'area inquinata e per le peculiarità delle caratteristiche del sito lagunare. Ma il problema più evidente che è emerso è quello dell'esigenza
di un immediato stanziamento di risorse da parte del governo. Occorrono 250 milioni per il completamento delle opere di marginamento delle microisole inquinate, poiché altrimenti si rischia l'indebolimento dei tratti terminali dei marginamenti già effettuati, con grave pregiudizio per il complesso delle opere che, sino ad oggi, hanno comportato per lo Stato la spesa complessiva di ben 781 milioni di euro. Il SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico ha evidenziato una realtà molto composita, con una pluralità di soggetti privati e di progetti e una pluralità di interventi di soggetti pubblici, con ruoli asimmetrici e difficoltà di organizzare un'interlocuzione efficace e non conflittuale tra l'amministrazione pubblica e i soggetti privati coinvolti. Situazione questa che ha generato una serie di contenziosi giudiziari che hanno ritardato le attività, lasciando irrisolti i problemi enormi di inquinamento della falda acquifera. Come ha evidenziato la commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, è indispensabile che il governo destini i finanziamenti occorrenti per la conclusione delle attività di bonifica, perché la riconversione industriale dei siti e lo sviluppo del comparto della chimica del nostro paese dipende proprio dall'attuazione delle bonifiche, ma d'altra parte occorre anche un ruolo attivo e di risultato dell'amministrazione pubblica, ed in particolare del Ministero dell'Ambiente, con capacità di interlocuzione tecnica elevata e costruttiva con gli enti territoriali e con i soggetti privati. Inoltre, la questione che il gruppo della Lega Nord ha più volte evidenziato, che è stata rappresentata al governo anche dalla commissione d'inchiesta, è quella della necessità di prevedere l'esclusione dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle risorse destinate dagli enti locali alle bonifiche. Riteniamo che una tale previsione potrà costituire un sostegno concreto per le bonifiche di una serie di siti inquinati minori sparsi sul territorio che rappresentano problematiche importanti per le realtà territoriali e per la tutela della salute dei cittadini. Ci auguriamo quindi che la relazione della commissione d'inchiesta possa servire da stimolo per il governo per una gestione più efficace delle operazioni di bonifica dei SIN, ai fini della riconversione industriale delle aree e il rilascio del settore e il rilancio del settore della chimica e della ricerca tecnologica nel nostro paese. Per tutti questi motivi, quindi, voteremo in maniera favorevole alla risoluzione. Grazie. La ringrazio, deputato. E adesso è iscritto a parlare il deputato Salvatore Mattarrese. Prego, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro. Innanzitutto Scelta Civica dichiara voto favorevole su questa risoluzione ed esprime il proprio applauso al lavoro fatto dalla Commissione presieduta dall'onorevole Bratti, che abbiamo avuto modo di apprezzare in Commissione, e la risoluzione è proprio la sintesi del lavoro fatto dalla Commissione, dal rapporto che è elaborato, dal quale si evince un dettagliato quadro di come sia difficile in Italia porre in essere interventi che siano risolutivi ai fini delle bonifiche, come evidenziano delle sovrapposizioni tra gli enti pubblici interessati nell'attuazione degli interventi di bonifica prestabiliti e di come spesso siano dei veri e propri ostacoli affinché si possano realizzare gli investimenti e si possa arrivare